Ciao ragazzi, come state? Ciao! Scusate, che devo sempre regolare sto cazzo ambrolo di Zoom che ogni volta si resetta e mi scordo ogni volta. C'è Sergio Rox. Ciao ragazzi. Ciao. E eccoci qui. Ah, scusate, lascio un attimo schermata della webcam perché non è partito non mi ha caricato il mondo ancora. Cazzo ambrolo di Minecraft. Ok, ho messo la musica di sottofondo come sempre. I backgrounds. E aspettiamo un attimo che parte. Un po' di pazienza. Dai, eh. Oddio, non mi dica che è crashato, eh. Perché c'ho una piccola sorpresa, ma ve la faccio fra poco. E sta caricando, sta caricando. Sposto qua. Ok. C'è Minecraft. E metto comodo. Ah. Posso. Mannaggia, mi saltava. Un po' di pazienza. Eccolo qua. Caricato. Ce la fa? Adesso capirete perché ci sto mettendo così tanto a breve. Diciamo che il titolo della live un po' esplicita quello che è successo. Eccoci qui. Allora, raga, siamo nel nostro mondo. Tanto vedete la minimappa diversa qua sopra. E cosa è successo? Diciamo che vi ricordate che la scorsa volta ho detto, raga, però qualche moddina in più ce la potremmo mettere. Forse ho esagerato. Potrei aver esagerato pizzicolino. Ci sono un totale di 280 mod. Tra l'altro, abbiamo le quest. Abbiamo le quest, ragazzi. Abbiamo pure le quest. Cioè, capolavoro. Tanto, come vedete, non abbiamo perso nessun progresso che abbiamo fatto. C'è tutto quello che ci avevamo. Semplicemente è cambiato il mondo. Mi sono preso World Edit, ho incollato il bunkerino e ho incollato la casa che stavamo costruendo, che oggi, tra l'altro, andiamo a finire. Perché no? Perché sì, non perché no. Il problema della virtù degli esseri viventi è che io avevo finito la legna. Ah no, ne ho un po'. Ne ho un po'. Oh, chiuso il bunkerino. E sto frizzino. Mannaggia. Ma perché le mod devono far frizzare? Ce n'è di RAM libera. Ok. Vabbè, qui non è cambiato assolutamente niente. L'ho copiata così com'era. Però sta legna, secondo me, non mi basta per fare quello che avevo in testa. E mi serve la terra che non ho preso. O perlomeno, mi sa che non ne ho. Possibile che non c'ho mai niente quando mi serve qualcosa? Aspettate, abbasso un pizzico la musica ancora che. Ciao. Vabbè, niente, più di così non si riesce. Non ho un po' di terra in più, no? Questo è granito. Niente, vabbè, la scaviamo nel caso. Vabbè, nel caso. La devo scavare subito, mi sa, perché. Posso fare di nuovo degli strumenti di ferro? Mannaggia, sto a fa avanti e indietro già. Avevo del ferro? Sì. Facciamo 3 più 1. 3 più 1. Ah, aspettate, tra l'altro dovremmo avere la mod quella che fa le crafting table. No, che fa? Non c'è? Vabbè, mi sa che mi sono scordato quella mod. Fa niente, fa niente. Allora, facciamo gli stecchini. Mannaggia, non c'ho gli stecchini. Sì, non c'ho mai niente. Non c'ho mai niente. Facciamo così. Così, così. Uno e due. 3 e 4, queste le mettiamo via nel caso di evenienza. Questo facciamo così. Ok. Oh, la legna non basta assolutamente. Tra l'altro, raga, non potete capire le bestemmie per far funzionare lo shader con le mod. Bestemmie a dire poco. Tanto sta già fa notte. Non so perché il cielo fa questo strano effetto. Non è proprio compatibilissimo.
Però che ce dobbiamo fare? È così. Ad alto, vedete, vedete, tipo, qui devo. So che sta a fa notte, fra poco ce ne andiamo. Ok, aspettate che vado a dormire. Oddio che brutto effetto che fa il cielo. Maremma, sta brucia tutto qui. Non è proprio compatibilissimo al 100%, però dai, per non perderci lo shader. Questo è altro. Tanto, non so perché fa così. È proprio strana sta cosa. Allora, per finire la casa, io ho in mente qualcosina. C'è in mente una cosina, però mi serve un po' di terra, quindi armiamoci di tanta pazienza e scaviamo un po' di terra. Ci vuole un po', però. Sì. No, sotto, però. Dov'è la terra? Olla. Intanto vediamo quanto campiamo in Minecraft moddato in hardcore. Dovrebbe essere molto impegnativa la cosa. Molto impegnativa. Troppo impegnativo. No, vabbè, non è vero, perché una volta che diciamo la mecha suite della mechanism, ciao, proprio. Chi ci ammazza più? Quanti semini Joe? Semino Joe. Ah, semino Flo. Mi sto riempiendo di semi, ma non voglio. Buttali via. Adesso non mi interessano i semi. Annaggia, sti semi. Sentite, faccio. Vabbè, niente. C'ho un po' di terra già, potremmo cominciare. Ancora un righetto, dai. Ok. Perché qui poi giustamente il terreno va allungato. Facciamo fin qui per il momento. Poi vediamo se passa. Mannaggia, pure lo fioro dell'amico in mezzo. Accade un po'. Ok. Non. Voilà. Adesso facciamo fino a qui, poi vediamo se serve ancora un po', però devo farlo almeno fino a qua. Dai. Pa, 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 pa. Ok. Allora, casa. Casa dolce casa. C'è legna, però. Oh, partiamo prima da qua sopra. Tra l'altro ci sono i semi per finire di riempire lì. C'è un modo per saltare? Così un secondino. Vabbè. E poi invece per salire qua facciamo un secondo così. Perché questo vorrei alzarlo. No, forse andava anche bene. No, ancora uno. Così. Perché poi. Quanto è alto? Alto solo due. Quindi devo alzare ancora di uno, no. No, è giusto. Perché io faccio cosito. E poi faccio così. Ok. Terra in acqua, così non prendo danno. Voilà. Tanto purtroppo abbiamo perso la ore vein, quindi tocca scavamano. Ok. Ho perso la Hall of Fame. Welcome to the Hall of Fame. And his name is Video Game. Un'idea. Potremmo salire? Se io. Siccome devo sempre farlo tutto a questa. Mannaggia, ho sbagliato. Tutto a questa altezza, ci facciamo un ponte qua. Mazza quanto è schifo in survival, me l'avevo scordato. Ok. Così è più semplice adoperarci. Adoperarci. Oppala. È una cosa rapida. Voilà. Sta a finire la legna, bisogna andare a prendere. Oppala, aia. Il ginocchio! Spaccato completamente, non c'è più. La rotula se ne andò.
Oh, per togliere quello, mi sa che mi tocca farlo da sotto. Intanto tolgo qua. Brutto da vedere. Ok. E poi devo togliere questo qui. Arriva grande, bello mio. Quanto sei bello quando fai le cose come dico io. Ok. Ora, fatto questo, io vorrei... Se farlo... Quanto è largo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devo allungare ancora un pizzico con la terra. Meno 2. Poi terraformiamo meglio, eh? Adesso facciamo un po' come viene naturale. Voilà. Mannaggia, con sto scudo in mano, però che difficile costruire. Così è a posto. E dammi la legnetta. Che non ne abbiamo, devo andarla a prendere. Non ci sono alberi normali qua intorno? Quello è l'unico? Possibile? Possibile? Ah, qua facciamo così. Siccome è largo 8, devo chiuderlo qui. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Sì, devo chiudere qua. Questo per adesso lo togliamo perché nel caso ci andranno le scalette come di là. E facciamo la stessa identica cosa qui. Ok. Voilà. Ok. Poi la legna. Adesso è un problema la legna perché essendoci sti biomi strani qua intorno, non so quanto sia facile trovare legna normale. E questa è legna normale. Approfittiamone. Anche l'albero cicciotto. Abbiamo perso anche la tricapitetro, come vedete, purtroppo. È così. Purtroppo alcune mod per la 1.16 non ci sono, essendo passato da Fabric a Forge, giustamente alcune cose non ci sono più. Ma io l'ultima volta che ho fatto sta cosa ho rischiato di morire. Oggi spero di riuscire ad andare in caverna perché ci servono cominciare a prendere materiale. Legna, legna, questo. Questi sono tipo Akashi? Sì, Akasha. Oh, le api! Da quanto tempo che non vedevo le api? Che non siano quelle di Minecraft, ovviamente, eh. Vabbè, dai, un po' di legna normale c'è. Prendo un bel po' perché ce ne serve parecchia. Legna, legna normale qui. Dato qua c'è anche un buco per una caverna. Teniamolo a mente. Perché adesso abbiamo tanti materiali da cercare in caverna. Non vedo altra legna normale. Forse la 1. Quindi che va più svelto. Oh, c'ho il buco. E sta erbetta che vola. Mannaggia. Ok. E famocela bastare per il momento, che altra non c'è. Che è quell'elicottero lì? Questo elicottero? Di Sylph. Un essere antropomorfo. Ok, facciamo la stessa identica cosa di qua. Devo fermarmi uno prima, ok. Che pizza era così comoda la Orvain. Però ci faremo uno strumento della Mechanism che fa una cosa molto uguale, diciamo. Terra un attimino. È già finita. Molto male, direi.
Eccola. Vabbè, senti, ma facciamo così. Ok. Legna, legna. Dammi la legna. Oppala. Come on, baby. Ok. E poi andiamo a chiudere il dietro in questo modo. Easy, easy. Easy, easy. Anche qua. Ma niente, che ci vediamo a cobblestone, tanto fra un po' ci facciamo il generatore. Ok. Ora qui invece io devo fare una riga bassa così. No, sempre a questa altezza. Ok. E notte. Fastidio sto gelo notturno, però. Fortuna che possiamo dormire. Vediamo un po'. Sbaglio, sta passando troppo velocemente il tempo in Minecraft. Sono già due volte che dormo in 20 minuti. Ah, vabbè, sì, è giusto. Allora, fatemi vedere un attimo quello che è cresciuto qui, così possiamo continuare a piantare. Questa ovviamente è la nostra fonte di cibo. Raccogliendosi. Ok. Dovremmo averne anche un po' qua. No. Semino. E riempiamo. Advancement. Ok, fieno. Cominciamo a metterlo anche di qua. Per il momento, come detto, faccio tutto semi. Poi vediamo un attimino se cambiare, mettere altro, se serve oppure no. Dipende da cosa ci chiedono le mod, perché come detto ci sono le quest. Ok. Allora, scale. Che le farei in cobblestone. Ok. Il centro è questo. Però le voglio fare... ho sbagliato. Un po' più carine. Così. Ok. Ma sono un po' più carine da vedere invece di quelle solite spiccicate, brutte. Ok. Abbiamo le scale, perché qua poi è l'ingresso della casa principale. Fatemi capire cosa devo fare. Perché qui c'è il pavimento. Che però deve andare anche qui. Ok. Abbiamo ancora delle fence, sì. Ho l'inventario un pochino pieno. Perché qui non è proprio casa a casa direttamente. Perché io voglio fare... questo ovviamente va alzato. E prima che serve la cazzambrova di legna che non abbiamo. Perché questo va a questa altezza. E come faccio a farmi legna velocemente? Scusate, eh. Si vede che non c'è un modo. Allora, innanzitutto fatemi passare un attimo da casa che deposito tutta la cacca che ho addosso, che sennò non capisco più niente. Sta piena e sentite, comincio a riempire un po' a caso. Vediamo se posso depositare qualcosita. No, non ho poi a bambù. Che cos'è, oh? Non lascia stare. La paglia del bambù.
ci possono servire. Questa è tutta roba che ci serve. Queste sono per le decorazioni, quindi mi servono. E vabbè, scusate, questa pure mi serve. Legna, legna. Io dove la trovo mo la legna? Bel problema questo. E non ce n'è di legna normale. Ah, forse qua. Aspettate, eh. Cosa, questa è legna normals? Ok, sì, perfetto. Sto cercando di non allontanarmi troppo da casa, perché se la perdo di vista, ma la scorsa live è finita, ve lo dico. Tanto, sentite che bello anche qui, con gli uccellini sottofondo. Dai, dai. La voglio finire oggi sta casa. Ma non so se riusciamo a finirla, però. Se provo. Ma che mi serve tantissima legna ancora. Sì. Dato che è bello che si spaccano velocissime le foglie. Voilà. Voilà. Quante ne abbiamo? Una cinquantina. Arrivo ad uno stack e mi fermo. Quindi ancora due alberelli. Ci sta un altro volendo. Sì. Giusto, giusto. Guarda qua. 63. Ok. Prendiamo della. No, per fortuna poi quando c'è casa la marchiamo sulla mappa con il waypoint. Che tra l'altro non possiamo teletrasportarci, Non esiste più quella mod così bella. Ok. Sperando che basta. Oh, fatemi finire un attimo il pavimento qua fuori, così almeno posso camminare. Arriviamo fino a qui. Dai. Voilà. E poi qui prendiamo la legna. Dov'è qua? E finiamo il giro. Ok. Anche di qua dovrebbe bastare, dovrebbe bastare. Voilà. Poi a questo livello io utilizzerei invece quest'altro tipo di legno per il pavimento. Ok. Così per differenziare un pochino, no? E anche qui. Non cade, lo sapevo che cadeva. Ascia. Tanto devo sempre mettere i cubi extra. E niente da fa. Guarda un po'. Voilà. Perché questo lo andiamo a chiudere con le fence, non con... avete capito, no? E qui vanno sempre i piloni. Questa è l'altezza? Vabbè. No, vabbè, era una in più. Fani. Li indico giusto così, poi si calcola. Anche qua. Voilà. Voilà. Fence. Aspettate, siccome abbiamo finito qua fuori, mi sposto la crafting table più dentro. Metto qui. Abbiamo detto fence.
questa legna per gli stacchetti, perché un po' di più. Voilà. Ah no, è così, ce l'è da diverse. Mannaggia, fortuna. Ma così mi ciuccio la legna. Che pizza giamaicana. Voilà. È vero che mo esistono dei tipi differenti. Ok. Poi qua c'è un'idea. Vabbè, finiamo un pezzo nel frattempo, poi continuiamo. A me tocca fare il palcoscenico qua. Per piazzare. Che palle, non mi tocca salire. Mi tocca salire. E questa è l'altezza, sì. Palcoscenico, però non mi basta cazzo di legna. Che palle, oh. Fuori una farma. L'ho già finita. E niente. Poi devo tornare su. Dai, dai. Perché in realtà la vera casa non è questa parte sotto. Sarà sopra. Sarà qua sopra. Viene molto carina, perché poi ve faccio capire io. Vedrete, vedrete. Ma illuminiamo, perché a parte che sta venendo notte, non voglio i creepers. Ah, qui facciamo un metodo per salire. Spostati un po' tu. Mettiti qua. Modo per salire, quindi io toglierei questo blocco qui e ci metterei una scaletta. Ok, uguale da qua. Voilà. Metto giusto qualche fensina qui. Ok. Tacci mia notte, me ne ero accorto. Oh, non si è buggato il cielo, attenzione. Tanto per fortuna la minimappa dovrebbe segnarci i nemici. Non vedo nessuno per il momento, quindi... Ok. Ok. Legna. Ok, finì l'accetta. E poi, ma che io ti capito, in realtà l'ho messa, però non funziona. Questo è il vero problema. Vero problema. No, vabbè, quelli grossi so che mi danno più legna, però una rottura dei cazzi tirarle giù, quindi me la... Rompe? No, ancora un po'. Dai, non me ne serve più tantissima di legna. Ho ancora due, sperando che basta l'ascia. Ok. Vabbè, nel caso finiamo a mano, eh. A posto. Preciso. Quanta ne ho presa? 37, dai, un pochino, basta. Meno per finire quello che sto facendo adesso, sì, poi torneremo qua. Corri, pagliaccio. Oh, vado un attimo a casa, al bunker qui. A rifarmi un'ascia. Se non possiamo fare una cippa, ok. Via ste mele, aspettate che metto via un po' di alberelli. Sistema sto cazzo, ma inventario che non ci sto a capire più niente. Delle fence, io non ne ho avanzate di già fatte. No. Mi tocca consumare un po' di questa per far così.
Voilà. Voilà. A posto. Ok. Vai, vai. De corsa. Intanto rifaccio il percorso qui che purtroppo non me l'aveva copiato. Ok. Ma farei anche proprio così qua. Ok. Un po' più d'effetto. E aspettate che decoro già. Ok. Ma io lascerei anche così, sinceramente. Come questi, magari qui. Aspetta, dai, che sto calcolando. Dove ci sta? Ci sta. Magari li mettiamo anche qua. Non male, dai. Ma ci accontento. Una decorazione un po' così, minimale. Allora, dicevamo, tanto chiudo qua con le fence e siamo a cavallino. Mannaggia, non mi dica che non mi bastano le torce, eh? Ok. Panino. E poi devo tornare su per fare tutto il giretto che me lancio. Tanta pazienza, se fa. Voilà. Voilà. E poi qua. Ok. E la legna per il momento c'è bastata. Ah, non ho chiuso lì. Porca zozzina. Ti prego dimmi che mi basta, eh. Lo basso. Perfetto. Ok. Ah, puliamo tutta sta cobblestone extra qua. Attenzione, raga. È un po' che siamo vivi, eh. No, non perdi niente, però. Madonna, me la so gufata e muoio stanotte, eh? Fate un po' voi. Dai, dai. Oppala. Poi vorrei mettere i cancelletti. Uno qui. Perché lì dentro ci andranno gli animali. C'è i cavalli, perlomeno, quelle cose lì, non lo so. O vediamo. O vediamo. Come si faceva il cancelletto così, no? Yes. Voilà. E fino a qui ci siamo. Ora vorrei fare un attimino di decorazione extraterrena. Che è successo? Una collana di zaffiri, giustamente. Decorazioni. Che sto a fa? Ma che sto a fa? Va bene. Ah, l'ascia era nuova, stavo a dire, non sarà rotta? Che deficiente. Aspettate, guardate, mi segna dove la va a mettere veramente. E se lo facessi su tutte? Dico così. Ci sta male, eh? Da un po' di profondità. Oddio, qua non mi piace però. Perché entri ed è basso. In caso qua facciamo così. Perché no, perché no? Allora. Faccio un po' di scalette in più.
è un po' di slab in più. Magari non tutto. Ok. Scalette. Ok. Vedrò, non mi sta dispiacendo, eh. Ora prendiamo le scalette. Qua. 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 E qua. Labone. Voilà. E voilà. A posto. Me lo dà un po' di profondità. Eh sì, dai. Decisamente meglio. Da vedere. Ok. Ok. Allora, fatto ciò... Perché io potrei fare casa o a questo livello, sfruttando questo spazio qui, o andare ancora più in sopra. Però secondo me andare ancora più in sopra rovina l'estetica. Quindi io direi di allargare qui. Allargare qui. Almeno di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E facciamo la casa qua. Però sempre con sto pavimento? No. Perché io l'entrata di casa la farei qui. Aspettate, eh. Rifacciamo un secondo i pensieri. Facciamo sta cosa qui. E questo è tipo il porticato. Ok. Ah, abbiamo detto qui l'entrata. Non ho più legna, eh? Se pareva. Perché? Niente, mi si fa la legna. Mannaggia, la fortuna. Ah, fine gli alberi qui a Foreta, ya. Sta pure a venire notte, mi devo pure sbrigare. Certo, quello gigante. Cosa? Era il prosciun. Il prosciun. Sto piovendo. Dato, raga, non so perché la pioggia... Si vedono le schicchette per terra, ma non quella in aria. Non so perché. Penso sia un bug dello shader. Uno. Ok. Via a casa. Oh, c'è il buco. Stento ho visto, eh. Mi sto guidando guardando la minimappa perché non si vede una cippa infame. Ah, mia torcia. Voilà. Allora, fatemi fare un paio di torce in più, va? Sono finite. Ok, poi posso cominciare a depositare questi. Via, via. Tanto poi spostiamo tutto di là quando abbiamo finito, quindi non c'è problema. E la legna, ok. Se piove nel frattempo. Mazza, la fame scende velocissima in hardcore, però. Poi se mi prendo pure i danni perché me lancio, però vabbè. Voi sapete che mi piace tuffarmi.
La porta potrebbe venire di due. Fatemi vedere sta cosa se è decente. Potrebbe essere peggio, però non è neanche da buttare, dai. Le torce lì. Poi ci mettiamo le porte. Però già qui va il pavimento giusto. Che pavimento possiamo usare? Fatemi vedere di là se c'è qualcosa. Il granito, la diorite, magari? La diorite, io avevo fatto esatto, la polish diorite. Facciamo con questi il pavimento. Perché no? Ok. Via. I corsi. Ok. Metti qua. Così posso mettere le porte. Oh, bella sta mod che fa così. Ora, per una piccola decorazione qua davanti, facciamo i muretti, questi qui. Ops. Ok. Se fa così? Perché no? Ci sta. Forse. Non lo so se si collegano bene. Ah, no. Se si attaccava l'avrei fatto perché dava un senso di continuità. Però vabbè, dai. Non è pessimo, ma così. Qua invece vorrei fare con le slab. Tipo un tettuccio. Si può fare tranquillamente. Un po' complicato da cliccare lì preciso, però. Oh, che bello che non le rompe tutte e due. Oddio, forse è un po' scomodo quando le devi togliere entrambe, però. Da me? Mannaggia. C'è mai una volta che riesco a cliccare sempre giusto. Ok. Lo devo porticato qui. Mi piace. Sì. Sta bene, però perlomeno anche qui lo voglio fare. La mia torcia. E poi vabbè, rimetto la torcia di qui. Ok. Ma dai, non è pessima. Se sapessi come si. Ah, che deficiente. Ci abbiamo la neifiga adesso. Come scatta la lanterna? Con gli iron nugget. E poi magari le sostituiamo. No, perché poi le cose si fanno subito. Ma poi mi scordo e dico, vabbè, ormai ho fatto così. Ok. Oh, iron nugget. Prendiamo un po' di ferro. Facciamo qualcuna. Oh. Guarda che belline che sono. Chiuso sempre perché non si sa mai che entro all'improvviso metto creepers. Oh, fuori le lascerei anche le torce, però magari qua dentro, che è un po' più stiloso, magari ci appicci. Oddio, non si può. Non si può perché nel piano sopra.
facciamo così. Meglio di niente. Peccato, vabbè. E qui ci sarà casa, quindi faccio un pezzettino di pavimento. Abbiamo detto adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Che tanto poi sta casa la utilizzeremo non tantissimo perché... giustamente con le mod poi ci servono le fabbriche, ci servono le cose grosse. Però questa è casa principale. A te pare che devo andare a scavare la diorite? Mannaggia, ma io lascerei casa così. Andiamo in caverna. Adesso che già... ammazza, è già passata un'ora. Tantissimi cinesi. Volevo finirla e chiuderla almeno la casa qua. Vabbè, abbiamo fatto qualche progresso, eh. Così pronta lei. Ah, è anche bellina da vedere. Mi dispiace. Allora, raccogliamo il grano fatto. Così posso continuare a piantare. Grano fatto. Grano saraceno. Domani è grano saraceno? No. Ma no. No. Essere immondo. Ok. Oh, abbiamo tanti semini. Dovrebbero bastare. Dovrebbero bastare. E diciamo che cibo non è assolutamente più un problema. A parte che c'avevamo un sacco di panini dal villaggio che avevamo trovato, eh. Perfetto. Sono tutti fatti. Paga per 4 mesi. Beh, dai. Okay. Effetto lo fa, non mi dispiace per niente. Non mi dispiace proprio. Scuro qui. E niente, ragazzi, dobbiamo andare in caverna. Ma lei manca un cubo. Quindi è un cubo. Un cubo, dammi un cubo. Pettino. Anche qua manca un cubi. Mannaggia, mancano i cubi. Oddio, oddio, l'ansia. Non so perché si è stoppata la musichetta. Mannaggia, fortunina. Stai cercando di avvelenarmi, donna? No, no, che avvelenare. Mo come si fa lì, eh? Sentite, io faccio una cosa che non dovrei fare. Ah già, non si può. C'è la glitch mod in hardcore. Cioè, ma veramente, ma mi tocca fare terra normale qui in modo che vada ad espandersi lì? Ah. E mo quanto ci va? Perché c'è una mod purtroppo che fa... ah no, ok. Ok, niente, niente, niente. Posso. L'ho tolta, l'avevo tolta. YOLO! Vado in extremis. Quando ti lanci contro l'avversario lo colpisci con una violenza che è da indescrivibile. Esatto. Quella è tutta diorite? Dite di sì? Se è diorite finisco l'interno della casa. Se non è diorite andiamo in caverna. Tanto sta venendo notte. No, sono, mi sa che è marmo. Mi sa che è marmo. Infatti è marmo. Acci sua. Vabbè, andiamo a dormire e poi andiamo in caverna. Perché devo rifare. Oddio, è tornato il cielo strano. Saremo ricchi per sempre. Scusate, voglio fare una piccola modifica, sperando che non crei danni. Ah, non si può? Niente. Volevo potenziare un attimino quanto illuminasse la torcia. Oh sì, però non si può. Oppa là. Dormi un po'.
Ok. Magna Lupanetto. E si parte. Oh, cerchiamo una caverna, una caverna. Saremo ricchi, ma c'è spumone. Ricchi per sempre, oppure no. Vabbè, va niente, piccone. Sta scassicchia. E se si scassicchia... Devo smetterla, di mangiare le spumoni. Ho capito, devo smetterla, però li mangi. Lo so, è droga per me. Uccidimi, Arce, prima che io lo faccia ancora. No, Arce, no, è più forte di me, basta. Fanno lo spumotto. Allora, mettiamo via tutto quello che non serve. Ci teniamo soltanto la cobblestone, gli stecchetti e la legna. No, favoritismo. Un secchiello. Ti regalo una scrivania intera. Tu cosa mi dai? Questo mettiamo lì. Però... finché non serve. Ci prendiamo un goccio d'acqua. Così se cadiamo possiamo fare le cose MLG Pro. E niente, cerchiamo un buco. No. Appena c'è lavoro buon amico. Scusate, mi si è stoppata la musica. E non carica. Mannaggia sto YouTube, mi è stata problemi ultimamente YouTube. Vinto. Che serve lo slate? Ok, si fanno delle cose, quindi direi dipende un po'. Tanto scavando lo slate abbiamo trovato un altro pezzo di grotta. Molto bene, molto bene. Andiamo un pochino. Almeno se serve nell'immediato, almeno un mezzo stack ce l'abbiamo. Ok. No. Piano di acqua. Luminosissimo nelle caverne. Ma sbaglio, non ci sono minerali? Non è solo una mia impressione. Non ci sono i minerali. No, ma che è un bugs? Aia. Ah sì, ci sono. Ma sono pochissimi. Oh, pochi. Lasci loro, hanno fatto diventare raro il ferro. Ma che ne so io. Oddio, raro. La vena bella grossa, eh. Ammazza, non finisce più. Incredibile. Incredibile sta cosa. Perché poi con la mechanism possiamo cominciare a fare quintuplicazione, duplicazione, triplicazione. Possiamo fare il mondo crudele. Moltiplicazione. La moltiplicazione dei pani e dei pesci. Puro. E certo. È incredibile sta cosa. Guarda che belli sti mineshaft, no? Quelli base dei Minecraft. Ma da pa' di ansia, sinceramente, me sta caverna, eh? Sì, ma non ci sono minerali. Possibile sta cosa, eh? Dovrebbe essere pieno. Con tutte le mod che ci sono. Ho l'impressione che c'è qualche... Eh no, le ho messe tutte prima di generare il mondo. Ma non c'è minerali, ho trovato solo un pizzico di ferro a caso, basta. Potrebbe essere molto pericoloso, io lo dico. Strana sta cosa. Stranissima. Possibile Minecraft che non c'è minerali. Va bene come luce da notte per un bambino, un lama gigante luminoso. Beh, potrebbe essere un po' inquietante, però ci sta. Cioè, ma manco qui, nel canyon, ci sono minerali. O zombo.
zombo c'è. Oddio cos'è? Oddio lo creepers, è finita, sono morto. Che palle, però ma non è possibile sti creeper. Ma è planato dal cielo. Sei morto? Sono morto, sì. Oh no. No, scusate, scusate, mi respawn un secondo mettendomi in creative. Perché non mi pare normale che non spawnano minerali. Questo è un bugs. Un bugs. Vedo, sono morto. Scusa, non... Davide, sei stato backbannato. Ben. Ho capito, mi ha ridato la mia roba sto totem. Però non mi pare normale che non spawnano i minerali. Scusate se sono un attimo in creative, ma mi stavo un attimo concentrato. Vedi, i minerali, mi è cascato il creeper in testa. No, non c'è niente, zero. E siamo anche bassi, cioè siamo altezza 30. Dobbiamo trovare un altro po' di diamanti. No, non è possibile sta cosa. C'è qualcosa di strano. Guardate, vuoto. Questo è stone normale. Natural scoria. Monster box. Non ci sono minerali. Scusatemi, io come dovrei fare se non ci sono i minerali? Banks! È un casino. Non bugs. Qua c'è pure la lava. Dovrebbe esserci diamanti a st'altezza. Guardate, non c'è niente. Niente. Abbiamo trovato quel ferro lì. Prima non... Impara la magia per mirare. Una cesta. Un accampamento. A mimic. Cioè, ma lui pretende che io i minerali li trovo così in giro per le ceste? Oh, tu l'hai impostato. No, io non ho impostato niente. Io ho messo le mod dentro come si mettono di base. Scusate, torno un attimo in superficie. No, guardate, anche le montagne prive di minerali alcuni. No, non è normale sta cosa, eh. Non è per niente normale, è buggato. Perché, scusa, gli ore resistono? Sì. Che ne so, tipo copper. C'è. Sia quello della Mechanism che della Tinkers. Cioè sono 10 miliardi di tipi diversi di minerali, non ce n'è uno. Ma sto strano bug da cosa potrebbe essere dovuto? O vallo a capire. Ah, guardate, c'è niente. C'è niente, zero. Ma come facciamo? Io c'ho il backup ancora del mondo originale, eh? Nel caso torniamo lì. Mi ricopio la casa, fa niente. Tanto è tutta roba vanilla. Vediamo un attimo. Va, un altro canyon. Zero. Zero, che ti ho tradita, zero.
Oddio, ci sono i minerali. Ma non ce li fa vedere per qualche strano bug dello shader. Che bello lo shader. Ci sono i minerali, raga, è pieno. È pieno. Pareva strano che non ci fossero. E vabbè, l'annulliamo sta morte, dai, perché non è valida. Guardate che rimetto giorno. Nel caso usiamo quest'altro shader, non è che è un po' meno bello da vedere, però. Che mi pareva strano che non esistesse i minerali, ma dice, ma è possibile? Minecraft, che esistono i minerali? Infatti non si vedeva manco sto pilastro. E guardate, è pieno di minerali. Ma va a cacare, vai. A cacare. Sei morto. Vabbè, per niente. No, no, non sono morto. Perché semplicemente mi sono ripreso la roba adesso in creative, però. E mi rimetto in survival e facciamo finta che non sia successo. Ok. Facciamo finta di niente. Non è successo niente. Noi in realtà non siamo mai morti. Ok. E poi che siamo arrivati anche alla conclusione della live. Peccato finirla così. Peccato. E vabbè. Questa live si intitolerà mangiando spumoni. Ci sono io un quarto d'ora che rosico spumoni di sottofondo. Ma chissà perché quell'altra non ci fa vedere i minerali. L'altro shader. È proprio strana come cosa. Hai presente l'effetto dell'acqua quando si bagna? Si vede che non è compatibile con lo shader. Lo calcola come blocco normale. Ma cos'è, vabbè, la roba così dell'RTX? Sì, è l'RTX. Allora non penso siano adattabili alle mod quelle cose. Cioè guardate, metto lo shaders. Guarda, diventa un cubo di stone bagnato invece che il minerale. Ma perché sta detto, cosa? Non sono compatibili. Ma non sono compatibili gli shader, cioè. Ma non è possibile mod. Si vede che non c'è la texture del cubo. Cioè tu devi calcolare che ogni shader, ogni cubo deve avere. No, no, non c'entra niente la texture o non texture. Perché semplicemente lui applica un effetto. Però li rende invisibili. Cioè diventa un cubo di stone normale. Ora voglio un attimo capire però se è un problema che si può risolvere oppure utilizzando l'altro shader, né? Che mi cambia la vita. Volo! O che ne so. Tocchiamo qualcosina, vediamo che succede. No, diventano dei cubi bagnati. Eppure sono tutte caricate le texture. Vero. Non ho letto. Tutte caricate. Vabbè, usiamo quest'altro, che mi cambia la vita. L'unica cosa, tocchiamo un attimo le cose che mi avevamo messo lì. Ok. Questo era 2. Tocchiamo un attimino qualcosina. Questo non so, sarà meglio così. È il pulviscolo. Dovrebbe già essere preimpostato, avevo toccato qualcosa. Ho tutti li usati. Dimmi che ti va bene. Ok. Ok, va bene. Oddio, no, aspettate, il sole così è troppo luminoso. Oddio gli occhi. Oddio gli occhi. Gli occhi. C'è un di base. Ok.
Vabbè, teniamo questo. Le terme, una tartaruga. Cambia una cippa. Allora, un secondo, una cosa. Come cancello il punto della morte? Così, via. Mentre qui, aggiungi waypoint, casa. Ok. E niente, per oggi ci salutiamo così, con un bugs. Ecco perché io sinceramente non volevo fare l'hardcore oggi, perché già ieri sera quando ho testato il pacchetto dicevo, strano, non vedo nessun minerale, e non riuscivo a capire perché. Ho pensato subito che fosse stato magari un bug di generazione del mondo, poi ho caricato un altro mondo a caso, a casissimo, e mi sono trovato davanti il ferro, quindi ho detto ok, ci sono. E non è vero, non c'era una cippa perché erano diventati tutti invisibili. Vabbè raga, niente, facciamo finta che non sono morto e così. Noi ci rivediamo mercoledì con il point. E niente, da 2:06 è tutto. Ciao a tutti. Ciao.